Insomma, non di Ares. È Salvatore. Tu mi hai sempre parlato, no, dell'amore, di quanto è importante e bello l'incontro tra due persone destinate, tra due anime. Ecco, mi chiedevo perché io mi devo accontentare di un amore di risacca. Solo perché tu non sei una mia amica, Yara. Tu sei la donna che ho cercato e ho aspettato tutto questo tempo. Ti prego, dimmi che non sono da solo, che non sono pazzo, che mi sta immaginando tutto, perché non... Dimmi! Va bene, sì! Ma io non ti ho usato! E comunque non mi immaginavo che sarebbe andata a finire così! Ma tu mi hai fatto innamorare di te. Mi hai fatto vedere com'è. Mi hai fatto desiderare una cosa che io non potrò mai avere. È crudele. Perché? È successo da solo. Io prima di te non conoscevo niente. Non lo sapevo che il tocco della mano di un uomo può essere leggero, o che il mio cuore può battere così forte ogni volta che tu ti avvicini, o che il respiro di un uomo ha un profumo così buono come il tuo. Fammi vedere come fai, toglimelo, ho detto adesso! Non posso togliere, non pensi che me lo toglierei da sola? Non pensi che mi strapperei dal cuore tutto questo amore che nemmeno conoscevo prima e stavo benissimo?